Grazie come sempre a CNA, ci è sempre vicina, vicina a questo ospedale, vicina ai suoi operatori, ma soprattutto vicina ai malati. In questo modo diventa sempre più concreto la realizzazione del progetto del centro oncologico. Prossimamente cominceranno i lavori, ma soprattutto noi abbiamo bisogno della vicinanza di tutta la città e questo lo sentiamo ed è un affetto che ci riempie di volontà di continuare l'opera che stiamo facendo. Quindi grazie CNA. Un ringraziamento molto forte a CNA, che peraltro non è la prima volta che ci è vicina su queste iniziative per l'azienda, ma anche e soprattutto per l'oncologia e i malati oncologici, all'interno di questo progetto che è la costruzione del nuovo centro oncologico, un edificio di 6 piani in cui saranno concentrate tutte le attività oncologiche, quindi per i pazienti, dalla degenza al day hospital, gli ambulatori e la radioterapia con tutte le sue attività e i laboratori oncologici. Quindi un'unica struttura volta a dare un servizio a tutto tondo al malato oncologico. Io vi ringrazio di questa donazione che comunque contribuirà a costruire non solo un nuovo edificio, ma il nostro obiettivo è quello di costruire un modo nuovo di fare oncologia, dove al centro ci sarà il paziente e le equipe multidisciplinari che lo prenderanno in carico per tutti i bisogni. E quindi non solo un nuovo edificio, ma nuove procedure, nuove modalità di presa in carico, molta più attività di ricerca, insomma sarà un bellissimo progetto grazie anche al vostro contributo. Intanto partiamo assolutamente con un grandissimo ringraziamento a CNA, noi oggi qui guardiamo al centro oncologico, ma sappiamo che anche in confronto del Covid e anche in generi in beni e generi di varia natura CNA ha contribuito. A livello più generale di Munos noi intendiamo davvero tutti questi gesti come il desiderio, ma anche in qualche modo la capacità di andare oltre queste situazioni di difficoltà, perché quello che stiamo facendo rimarrà dopo e ha contribuito a sostenere una cosa indispensabile, che è quella della speranza e che è quella di avere una motivazione per cui o ciascuno di noi agisce per il bene. Solo con gratuità e solidarietà si portano avanti questi valori e fare in modo che non ci sia demotivazione ma che si guardi avanti credo sia la cosa di cui abbiamo più bisogno. Innanzitutto devo fare complimenti al dottor Fabi per questo progetto, perché è un progetto importantissimo, ha avuto questa brillante idea e ha avuto anche il coraggio di presentarlo. È importante in questo momento che stiamo vivendo, un momento dove la pandemia ci ha fatto capire tante cose, un momento difficile. Ci ha fatto capire quanto è importante le strutture ospedaliere, specialmente strutture che sono a disposizione di tutti i cittadini. Questo è importantissimo. Questo progetto che prevede la costruzione di questo centro importante con attrezzature all'avanguardia, per cui diamo la possibilità ai cittadini di Parma e non solo di avere le cure esatte. CNA è sempre stata vicina alla solidarietà, specialmente con l'azienda ospedaliera. Abbiamo già fatto iniziative con l'ospedale per i bambini. Bene, qui CNA è presente con i suoi imprenditori e con i suoi dipendenti, per cui ringrazio loro di questo gesto che hanno fatto per aiutare proprio questo progetto. Oggi, come vedete, abbiamo portato il nostro mattoncino e, come dice Massimo, è importante che tutti mettano il proprio mattoncino per costruire questo, perché tanti mattoncini fanno un grande ospedale.